Ragazzi, prima di iniziare questa puntata della Crazy Lock, credo che sia doveroso ringraziare i ragazzi di Telegram che, completamente a nostra insaputa, hanno creato la prima fanpage mia di Rocket 25 e di Frost 26. Vi lascio l'annotazione in alto a destra del video e il link in descrizione qualora foste da telefono per poter accedere a questa pagina. Vi raccomando, davvero passateci perché fanno dei meme stupendi. E già tra l'altro siamo un sacco di meme, quindi mi raccomando ragazzi, passate perché è molto interessante. E ovviamente passate anche dalla mia pagina di Facebook, dove spammerò i video, dove posterò cagate mie. E niente, iniziamo col video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 23esimo episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo evoluto il nostro Timbur in Spiritomb. Abbiamo finalmente riottenuto quello che ci spettava dal primissimo episodio, dai primissimi episodi perlomeno. Un grandissimo ritorno. Signori miei, mi avete scritto, mi avete risposto alla domanda del giorno e c'è da effettuare un cambio in team. Come starete vedendo dalla sidebar, ragazzi, alla fine Chaimeko per la seconda volta, perché è la seconda volta che lo rimuoviamo dal team, verrà rimpiazzato da Spiritomb. Spiritomb che ho portato, ragazzi, a livello 41, mentre invece tutti gli altri Pokémon sono a livello 43. Questo perché, ragazzi, il capo palestra di oggi sarà veramente forte. Il suo Pokémon migliore sarà allo stesso livello del nostro, ossia appunto 43. Quindi niente, avviamoci, dovremmo avere qualsiasi... No, scherzavo, non abbiamo nessun rimedio, quale pozioni, iperpozioni, Gesù, Etere Max, Linfa Vitale, insomma tutte queste cose qua. Allora, prendiamoci un po' di iperpozioni. Qualcuno, ragazzi, giusto per parlarne un po', mi ha consigliato di sostituire Sausbuck con Haxorus. Però, ragazzi, in quei due o tre episodi in cui Sausbuck ha combattuto... è stato davvero un ottimo Pokémon a mio parere, quindi sinceramente non capisco perché rimuovere lui. E infatti ragazzi non l'ho rimosso, lo lasciamo in squadra per ora, anche perché Haxorus per tipo, mosse e statistiche mi convince zero. E tra l'altro ho anche provato a allenarlo un pochino, livello 38, però alla fine insomma diciamo che non mi ha convinto troppo neanche durante l'allenamento. E quindi niente, direi di avviarci verso la palestra. Signori, prima di iniziare, dovete lasciare un like, dovete, perché, signori miei, stiamo giungendo alle battute finali di questa serie. Oddio, non si sa mai, però, mamma mia, questa battaglia sarà incredibile. E rispondete anche alla domanda del giorno, tra l'altro, domanda del giorno che sarà molto particolare, perché vi chiedo cosa ne pensate di Pokémon Go, dato che non ne ho mai parlato sul mio canale. Però ci sta un po' sapere cosa ne pensate in questo momento, dato che è uscito la pick up per scaricarlo. Comunque, signori miei, Spiritomb è a livello 41, quindi in questa palestra combatterà prettamente lui per cercare di farlo salire di livello. Ok, a te non ti potrò mai evitare. Ah, giusto, questo qua è il teletrasporto iniziale. Allora, qua c'ho dei fili orribili. Nella palestra i draghi di Boreduboli sono tutti in attesa di un allenatore abile che sappia farsi strada da solo. Signore, sono arrivato tranquillo, tranquillo, fantallenatore, che c'è il Creepy Stories che vedi come ti apre, non solo la strada. Scarlet Engineer che manda in campo Lord Helix. Ok, raga, questa parte qua inizia al top, livello 41, raga, è altissimo. È altissimo. E comunque, raga, adesso vi faccio vedere il moveset di Spiritomb. Commentate. Quanta cazzo di roba. Giochiamoci subito un osso Merang, raga. E... Cioè... Ma quanto è forte sto Spiritomb? Ma vogliamo parlarne? Ah, tra l'altro non so se vi ho fatto vedere le statistiche. E comunque le rivediamo aggiornate. Spiritomb ha delle statistiche che sono molto molto lineari. Non è come altri Pokémon che abbiamo che hanno statistiche potenti, tipo Sausbuck, ecco, vedete, un attacco speciale altissimo e poi statistiche tutte, insomma, un po' scarse. Invece lui, secondo me, è un ottimo mix. A parte la difesa che, vabbè. Però poi anche il moveset e il typing, raga, secondo me Spiritomb può dare tanto a questo team. Ora, questa palestra qua, ragazzi, la trovo veramente bellissima, con tutti questi dragoni che si intersecano in queste formazioni un po' strane, ma comunque,
Se mi batterai ti insegnerò come andare avanti in questa palestra. Cara mia, questo gioco l'ho finito 5 volte. Se non lo so io, non lo sa nessuno. Vediamo un po' cosa è in grado. Hanno tutti un Pokémon. E manda in campo Powinard. Perfetto, Powinard che tra l'altro si trovava al percorso lì a sinistra nel gioco originale, ovviamente. Mentre adesso si trova tipo Magnezone, un Pokémon così. Allora, io mi gioco un tuono. Un tuono ignorante, perfetto, grande Spiritomb, sempre sul pezzo. Dai, fulminalo. Brutto idiota, devi attaccare. E allora sai cosa ti dico? Ok, perfetto. Tra l'altro super efficace, mi sa che andava giù 26 volte. Livello 42 per Spiritomb, raga, speriamo che salga al 43 prima della battaglia col capo palestra che, oddio. Ah già, è vero che si alzavano le braccia, mi stavo dimenticando. Ah, e anche le teste si muovono, ok, questa cosa qua non me la ricordavo assolutamente. Vabbè, deduco di dover andare qui. E infatti ci avevo visto giusto. Mi sa che in questa palestra, ragazzi, gli allenatori non sono esattamente pochi, eh. Hai capito in che modo si sposta il collo del drago? Se sono arrivato qua, l'ho capito. Non sarò così stupido, spero. Cioè, oddio. Cioè, sì, infatti. Ditto. Questo è molto forte. E vai, Spiritomb, fammi sognare. Vai di tuono. Ah, tra l'altro... No! No, 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 no! Ma no! Ma no, l'ho appena messo in squadra! E vabbè. E vabbè. Si era appena evoluto. Vedete che la maledizione delle evoluzioni, purtroppo, in un modo o nell'altro, ritorna. Dai, avevo appena... Lo avevo appena detto. Spiritomb è un Pokémon che può dare tanto. Cheat. Hashtag creepy gufo. Che sbatti! Dai, non voglio riprenderci ai Meiko. Che due coglioni! E vabbè, tra l'altro poi alla fine di questa parte, se sarà possibile e se avremo tempo, soprattutto andrò a fare una cattura a nord di Boreduopoli. Tra là, ecco un'altra cosa, mi avete detto che si pronuncia... No! No, 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 no! Raga, non c'è... Mi viene da ridere, ma c'è da piangere! Così, dal nulla! E vabbè. Bene, dovrò inserire due Pokémon. Fermati! Fermati, schifoso! Guardalo! Muorici! Oh! Dio mio! Dio mio! Ma cavolo, anche Sousbuck! Hashtag creepy gufo la vendetta! Anche Sousbuck, faccio un Pokémon che mi sta convincendo è morto! Perché non imparo a stare zitto? Mannaggia me! Dai, non ci credo. E mo con 4 Pokémon devo andarlo a sfidare questo. Benissimo. Tra l'altro stavo dicendo anche qualcosa, ma mi sono dimenticato e giustamente direi... Non ci credo. Cioè... Foca al colpo. Vabbè raga, a sto punto salvo altre catture, metterò in squadra sia Axorus che... Mamma mia, che anche c'hai Meiko a sto punto, perché non so cosa dire. Ti prego, almeno tu non mi scannare, Gigalit, aiuto. Miss Magius, dai, ti prego. E Terelama e mandalo a casa, confusione, stai fermo e muori. Oddio, ha retto tantissimo. Oddio, no, copione. No, Ok, perfetto, ancora vuoto onda. A parte che Surf non mi avrebbe fatto nulla. No, dunque questi cosi qua non vanno giù, io mi devo incazzare sul serio. Allora, ricaricati Miss Magius. Copione andrà a usare Surf, ma io sono di tipo erba, quindi suca. Vuotonda, ti prego, muori. Oh, ce l'abbiamo fatta. Che ansia! Lo sapevo io che dovevo allenare i Pokémon. Però, no, dai, facciamo, dai, un po' di brio a questa sfida. Perfetto. Grande Creepy Stories, tu sì che sei un vero Pokémon Master. Dai, quanto cazzo mancherà a sto capo palestra? Ah, mi sembrava strano che... Mi sembrava strano che andasse così diretto. Ma, scusami, Ok, mi stai dicendo che io devo andare di qua, devo tornare indietro? Ah, questo qua dal nullo. Dal nullo! Neanche dal nulla, dal nullo. Queste due morti, raga, mi hanno dato alla testa, evidentemente. Grovyle, Grovyle.
Miss Magius, ti prego, Etere Lama e spediscilo a casa. Non gli ha fatto niente. Surf. Oh Gesù, con le morse no, sono di tipo erba. Ok, perfetto. Oddio. Penso che mi suiciderò, ho finito sto video. Cazzo. Tra l'altro erano un bel po' di parti che non mi morivano Pokémon. Muori. Oddio. Oddio. E poi mi vengono a dire che nero e bianco sono dei giochi facili. Oddio. Anche stavolta mi sono dimenticato quello che dovevo dire, ma vabbè. Proseguiamo a sto punto. Mamma mia. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Non vorrei dire una cagata. Però in teoria adesso la testa dovrebbe... No, vaffanculo. Ah, ok, devo fare il giro di là, così poi non sto capendo assolutamente niente. E non capisco proprio nulla. Allora, andiamo di qua. Te non ti potrò mai evitare nella vita, però. Grazie. Dai, affrontami. Ehi tu, fammi vedere quanto ne sai sui Pokémon. 16 anni che ci gioco. Dai, cincino. Tra l'altro, raga, non ho ancora visto un Pokémon scarso in sta palestra. Sono tutti delle belve. Ecco, fulmine sguardo, neanche a dirlo. Palla ombra. No, niente, reggono come se non ci fosse un futuro. Calcio ardente, sono di tipo fuoco roccia. A casa. Però gli ha fatto tanto, Quindi proviamo un veleno denti. Calcio ardente, finché fai calcio ardente non mi farai nulla. Ole, a casa, perfetto. Moltres. Vabbè, altro. Shiva, Gesù Cristo, non ce l'avete come Pokémon, sono forti. Spora! E mi addormenta. Allora, io dovrei avere delle sveglie. No, sì, prima stavo dicendo che era tanto che non mi morivano Pokémon, io... Electabuzz, vai tu che hai le Volcondensa. E fa... E pure brutto colpo, guarda che io non ho parole. Buttalo giù. No, Spora, io ti scongiuro. Smettila. Smettila, io non ti sopporto più. Martel pugno. Ok. Statico. Sì, nel culo. Nel culo, godo come un cane. Muori. Raga, abbiamo rischiato di perdere il terzo. Il terzo. Latios, vai tu e sparagli un dragobolide ignorante e mandalo a casa perché... Veramente, che sofferenza. Ok, ho sbagliato, ho fatto verde bufera. Vabbè, dai, anche verde bufera. Riflettipo, cosa vuol dire? Assume il tipo di Latios. Perfetto, se non mi sclicassi magari con un dragobolide qua ti mando a casa vol di fuoco. Oddio, raga, è un volcarone a tarocco. Acceleratore. Basta, no, ok, allora, perché sto perdendo la calma, raga. Adesso devo riacquistare un po' di calma. Allora, dragobolide. E tra l'altro questo qua sta facendo accelerazione dal 92. E ok, a casa. E sono ancora più veloce io, quindi probabilmente ha una velocità di tipo 3, una roba del genere. Oh Dio. Devo riprendermi psicologicamente un attimo. Allora, curiamoci Pokémon tutti e proseguiamo. Io ho paura. Sto iniziando ad avere paura di Aristide. Veramente non so più cosa fare. Oh Gesù. Dai, dimmi che stiamo per arrivare. Dove va sto drago? Per forza di qua io devo andare. Non è che ho molta scelta, sai. No, ok, allora. Ok che sono ritornato qua. Però in teoria adesso mi si dovrebbe essere sbloccata tipo una zona. Allora, in teoria adesso la testa di questo drago qua dovrebbe andare in su. Mai nella vita. Dopo, alzando quel braccio lì, va in su. Perfetto. Ok. Ti prego, almeno tu non avere Pokémon troppo forti. Ti scongiuro. Allora, fammi vedere che cosa sei capace di fare, raga. Dico con tutte queste frasi qua che veramente mi fanno salire il nazismo. Gotorita. Anche lui si trovava nel percorso di là. E veleno denti. Tenaglia. Cosa vuol dire tenaglia di tipo acqua? Levati. Switchiamo. Qua mi parte veramente
No, è vero! No, è vero! E allora ti devo buttare giù a pesci in faccia, davvero? Come faccio? Legnicorno. Tenaglia aia. Ok, perfetto, problema risolto. Cominciato ad aver paura perché, raga, Tenaglia è un po' come Turbofuoco. Gyarados! Prepotenza diminuisce l'attacco fisico e allora io switcho perché Carracosta praticamente è solo attacco fisico, raga, mi pare. Inondazione vuol dire che mi fai diventare di tipo acqua. Se hai una mossa di tipo erba mi incazzo come una belva. Furia. Ok, figurati se non fa 5 colpi. 5 colpi con brutto colpo finale, a posto. Ok, surf e va a casa, perfetto. Probabilmente è di tipo roccia questo, raga. Carracosta livello 44, ottimo. Penso che gli allenatori, raga, siano finiti e che ci stiamo per avvicinare al capo palestra. Vediamo un po' se ci ho preso giusto. Allora, in teoria devo andare di qua. E poi c'è tutto sto biscione. Che però in realtà devo andare di qui. Madonna, raga, sono troppi sti allenatori. Non me li ricordavo così tanti. Dio mio, Tauros. La coppia schifosa di Buffalant. Cioè, in realtà è Buffalant la coppia schifosa sua. Proviamo un Palaombra, raga. Octazooka, raga, io, boh, non lo so. È la seconda volta che Carracosta rischia di morire in questo episodio. Io non so cosa dire. Cioè, era tanto tempo che non provavo giocando alla Crazy Lock, questa sensazione di sconforto fisico. Sta merda qua poi è di tipo spettro, a posto. Dragobolide, levati. Minchia, non gli faccio niente, ottimo. Breccia. Oh Gesù, c'è pure desiderio sto coso. Allora, mandiamo Electabuzz con Funesto Vento. Davvero, era tanto tempo che nel registrare la Crazy Lock non provavo quella sensazione di sconforto fisico che ho provato tempo fa. Ciao Charmander, è stato bello. Sono io un coglione del resto. E dai, ero lì così, dove volevo portarli su di altri due livelli, poi faccio, ma va, dai. Facciamo un po' di sfida, se no che gusto c'è? Ecco, questi sono i risultati. Questo mi insegna che devo smettere di pensare e di seguire il mio istinto. Maledizione. Maledetto sia il mio cervello. Siamo a 16 minuti e non abbiamo ancora battuto il capo palestra, quindi molto probabilmente, ragazzi, in questa parte faremo solo questo. Perché abbiamo avuto delle complicazioni assurde. Adesso io ho paura di proseguire. Questa qua l'ho già affrontata? Davvero? Ma quindi io esattamente? No, 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 secondo me di qua sto sbagliando tutto, però. Non voglio rifarmi tutto. Aspetta, prima c'era un'altra strada, me la ricordo benissimo. Di qua, secondo me è questa quella giusta. Sì, perfetto, ci siamo arrivati. Ok. E mi ritengo già fortunato ad essere arrivato qua con 4 Pokémon. Ottimo. Allora, metterei davanti Latios, che è quello più duttile, e affrontiamolo. Vieni pure avanti. Io mi chiamo Aristide e sono il capo palestra di Boredupoli. Da sindaco mi sono sempre impegnato per far crescere questa città e da allenatore ho ricercato sempre maggior forza. Ormai spero solo di incontrare giovani allenatori di belle speranze che mi facciano intravedere un futuro radioso, gente come Iris o magari come te. Parte la sfida con Mallorie, che sarà Mallory, un po' francese credo. Capo palestra, boss. Larvitar. Vi giuro che sei un capopalestra come Silvestro, che ha gli allenatori che sono fortissimi e poi c'ha sti Pokémon qua, mi incazzo. Allora, Dragobolide, ma di potenza proprio, lo voglio morto sto Pokémon. Ti prego. Grande Latios, ok, e siamo già in vantaggio. Spill, guardate che veramente mi sale il nazismo. Se non hai un Pokémon forte mi sale il nazismo. Electabuzz è il tuo momento. Funesto vento. Anticura, non mi posso curare, sei una merda. Perfetto, ho imbroccato il tipo, non so come. Kakuna, guardate che non ho parole. Sì, questo è il momento decisivo. Metronomo, adesso mi fa ghigliottina, ma ammazza. Doppio T, perfetto, iniziamo benissimo, raga. Pirolancio, levati. Non è molto efficace. E allora prendiamo un Vorticerba. Metronomo, io ho paura di Metronomo. Psicami su, finché fa certe mosse va bene.
tipo Gesù questo, evidentemente. Iperpozione su un Kakuna è la cosa più sprecata che abbia mai visto. No, no, di che tipo è sto coso, raga? Oddio. Onda sana. Ti prego, schiatta, schiatta. Quante ne hai? Schiatta, schifoso, schifosissimo. Metronomo, ti prego, soclave, evito l'attacco, godo. E adesso morirai, spero. Era tutto non molto efficace, non so di che tipo era. Magnifico, ti sono davvero riconoscente per questa incredibile lotta. Grazie. Ottava medaglia conquistata. A prezzo di sangue, ma conquistata. Otteniamo 20 argente, ok? Non mi ricordo se ha degli effetti secondari. So dove devo andare, caro mio. Mamma mia, raga. Ah, ciao. Ehi, allora, come stava Aristide? Bene, guarda, aveva un team che... un bijou. Sono venuto per parlarti del modo per risvegliare il leggendario Reshiram. Non mi andava di dirtelo via Interpoké. Quindi eccomi qua. Beh, tagliando corto. I dettagli non mi sono ancora chiari, ma pare che Reshiram si risveglierà quando riconoscerà qualcuno di valore. Piuttosto, cosa vedo qui? Hai conquistato tutte le 8 medaglie di Unima. Ma guarda come sei forte adesso. Forse non te ne rendi ancora conto, ma sei una persona del tutto diversa da quella che ho conosciuto a soffio lieve. Vieni, ti voglio mostrare dove vanno gli allenatori dopo che hanno vinto tutte le medaglie. Mi stai pigliando per il culo, lo so benissimo che vanno alla Lega Pokémon e so benissimo che la Lega Pokémon va da quella parte. Al di là di quel varco, alla fine del percorso trovi i portali, va bene, dai. Non ho capito, t'ho risposto a qualcosa? Ok, Master Ball, perfetto. Raga, sappiate che non esiterò ad utilizzarla qualora servirà catturare un Pokémon bello potente. Comunque, adesso ragazzi, vado a fare la cattura al percorso di sopra, sperando che non mi fermino prima i rivali, ma se non sbaglio dovrebbe esserci dell'erba. E ragazzi, mi dovete consigliare quali Pokémon inserire nel team. Ovviamente considerando anche la cattura che sto per andare a fare. E intanto sinceramente io mi prendo delle Ultra Ball perché non mi fido mai di me stesso. E niente, consigliatemi appunto i Pokémon da inserire. Ne abbiamo bisogno almeno due. Per ora sono sicuramente Chimeko e Exodus, perché Budiu e Larvesta sono stati bocciati a non finire. Ciao, chi sei? Ah ok, sul percorso 7 c'è la Tempesta, raga. Questo qua è Tundurus. Ok raga, eccola qua l'erba per fare la cattura. Con questa team bellissima. Dai. Ti prego, chiudo gli occhi. E porca troia. Oh Gesù sì! Oh Gesù sì! Cazzo è buono questo! Questo è davvero buono! E io ho pure paura a fargli una mos, ti prego. No, non ucciderlo. Oddio, che difese orribili! Oddio, già sto piangendo. Sangue sto piangendo. Dai, proviamo a prenderlo. No, cazzo. Dai, rimbalzo ce l'ha anche normalmente, sapete? Ah, non posso catturarlo. Legit. Ma se io lo attacco finisce male. Allora, switch. Ah, tra l'altro, volevo. C'ho ancora in squadra, raga, i due cosi lì. Spiritomb e Sousback. Dopo vado a depositarli alla fine di questo episodio. Dai però, caro mio Blaziken, devi entrarci. Sì! Oh! Tipo erba roccia. È un buon typing, raga. Erba roccia è un typing molto buono. Vuoi dare un soprannome a Blaziken? Ovviamente no. Ragazzi, andiamo a vedere subito com'è questo Blaziken e ovviamente nel prossimo episodio proseguiremo. Sinceramente, raga... penso che metterò in squadra... Adesso andiamo a vedere Blaziken e poi lo decido, raga. Decido chi mettere in squadra. Perché sinceramente ho le idee abbastanza chiare. Quindi... allora... extra senso rimbalzo, a parte teletrasporto e rapi giro, ha un moveset più che accettabile. E... minchia. Allora, le difese sono molto basse, però c'ha la velocità è molto buona. Questo Pokémon qua, raga, è ottimo. Io, raga, in questo momento vorrei prendere uno fra loro tre. Abbiamo lui, che è un Pokémon buono, secondo me. Può fare qualcosa se gli cambiamo il moveset.
Cioè, i Meiko, ragazzi, non è un Pokémon pessimo in realtà. Però, sicuro Blaziken lo metto in team. Su questo non ci piove. Su questo non ci piove. Blaziken lo troverete allenato per il prossimo episodio. Come un po' il resto della squadra, perché oggi abbiamo avuto troppe difficoltà. Quindi, perso per la seconda volta Spiritomb. E siamo, ragazzi, a 13 morti. E poi uno fra Chaimeko e Haxorus. Raga, io li allenerò, cioè, o meglio, allenerò Haxorus e poi deciderò quale mettere. Voi magari datemi qualche consiglio nel frattempo. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che trovate, come al solito, nella sidebar qua sotto. E noi ci becchiamo in un prossimo video.